Nel nostro paese abbiamo una tradizione importante nel campo della tutela, abbiamo un patrimonio importante e diffuso, abbiamo dei ritardi ancora gravi nel campo della gestione, anzi spesso la gestione è stata vista quasi come qualcosa di negativo. Io propongo in questo libro innanzitutto una sorta di viaggio nel nostro paese alla scoperta di alcune, ce ne sono molte altre, di alcune realtà in cui associazioni, fondazioni, piccole società, singoli professionisti si sono messi in gioco e hanno preso in gestione pezzi di patrimonio, un museo, un parco archeologico, un monumento, un luogo, e lo hanno fatto vivere. Luoghi che sarebbero stati condannati al degrado o alla chiusura sono stati restituiti ai legittimi proprietari, cioè ai cittadini, alle comunità locali. Questo è il segnale che emerge da questo libro, che vuole cercare di sollecitare un'iniziativa dal basso, che quindi non si limiti soltanto alla protesta pur necessaria, alla critica pure utile, ma che faccia dei cittadini i protagonisti di un nuovo modo di intendere il patrimonio culturale, in linea con quella che ad esempio è la Convenzione di Faro, la Convenzione europea, che pone al centro i cittadini, le comunità, le persone, liberandoci definitivamente da questa assurda contrapposizione tra tutela e valorizzazione, pensando che la valorizzazione sia qualcosa che coincida con la mercificazione del patrimonio culturale. No, si tratta di consentire innanzitutto ai cittadini di riconoscere il valore del loro patrimonio e di trovare poi delle maniere, ovviamente rispettose del patrimonio, che consentano la creazione di posti di lavoro, di economia pulita, di economia sana, perché siamo convinti che il patrimonio possa essere e debba essere anche questo, soprattutto nell'Italia meridionale, in realtà come la Puglia. Sì, l'incontro di oggi è molto interessante, anche perché il tema è attuale. Devo dire, negli ultimi 25 anni è diventato un tema anche spinoso in Italia, perché insomma l'Italia è da molti considerata la culla della cultura mondiale, anche se diciamo è un'affermazione un po' campanilistica, però già dalla legge Ronchè del 93 fino al codice dei beni culturali del 2004, fino insomma agli ultimi accordi anche della Puglia sulla valorizzazione, il tema della tutela, conservazione, con l'aggiunta della promozione e valorizzazione dei beni culturali e del patrimonio culturale in generale, è un tema molto, ma molto dibattuto, anche diciamo con temi, tesi contrapposte. Per quanto riguarda il piccolo caso di Bitonto, perché poi Bitonto è una città dell'Italia ed è una delle tante migliaia, milioni di città del mondo, negli ultimi anni abbiamo cercato di conservare, tutelare, ma soprattutto promuovere e valorizzare il patrimonio culturale, anche dando seguito a quella che era stata l'azione di restauro e quindi di riappropriazione fisica, strutturale dei luoghi della cultura, penso al teatro o al Torrione in primis. Ecco, la nostra azione è stata quella di promuovere e valorizzare, dando sfogo a quel desiderio di partecipare, che non è solo una partecipazione democratica e politica, ma anche una partecipazione alla vita comune. E la cultura, lo spettacolo, le produzioni culturali hanno sicuramente favorito questo rinnovato interesse per la città, tant'è che oggi mi dicono le statistiche, ci dicono le statistiche, che gli under 30 difficilmente escono dalla città, perché trovano in Bitonto tutto quello che cercano, sia a livello culturale che a livello artistico, ma anche a livello enogastronomico. Ecco, questo è un connubio importante per sviluppare un settore importante dell'economia italiana, che è quello culturale e turistico. Oggi poi abbiamo questa nuova sfida che abbiamo lanciato alla città, che la città ha accolta, quella di candidarci a capitale italiana della cultura. Sarà un bel processo di partecipazione e anche di creazione di un piano strategico che sicuramente varrà per i prossimi 10 anni almeno.